How did I end up here? Come sei finito qui? Sei drogato! Sei drogato! Cosa c'è scritto qua? Leggi tutto! La cattedrale di Staminchia, che è stato fermato da ST. La cattedrale di Staminchia, ovvero la chiesa degli orrori. La cattedrale di Staminchia sta finalmente chiudendo i battenti. Dopo lunghi anni di incul... La mancanza di persone responsabili delle istituzioni, il governo ha deciso di inculare Zexon ed è il momento di porre fine ai suoi servizi. Fotografia, che so che a voi piace. So che a voi piace fare qualche fotografia così bella nei labirinti. Guardala, guarda quanta visibilità. Ah, ma si vede, vaffanculo, per fare un angolo mi sono confuso. Ok, qua presumo di 1987. Può fare una foto? Tuo padre era dell'87! Sai queste date? 2022-1951. E quindi? Scarafaggi! 2022? 1951? Ho indovinato? 2022! Cos'è? Candela blu? Infatti c'era la porta, guardate! Là, ma che bella chiesa! È impossibile, questo posto non era così un secondo fa. Manco tu eri così coglione 3 secondi fa, Luca. Tutto cambia con il tempo. Quindi adesso siamo nell'87 in questa chiesa, nel 2022 è in abbandono. Questa è la sua bara? Di Madison? No, 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 non l'apro, non l'apro, la sala morta, beh. No, no, la sala... Cos'è? C'è qualcosa? Labirinti d'arte, i nostri labirinti vengono aggiornati ogni anno. Stai tranquilla, ok, labirinti. Stai piangendo qui? Ti vuoi confessare? Mi dica. Excuse Sono padre Luca. Nancy. me. Sì. Sì. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. Era come vivere in un mostro. Non mi hai mai amata. Ma mica sei sicuro. He lied to me, he Era un lied to bugiardo. you, he lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past he did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. Scusa, signora, voleva solo sposarvi. Ho capito, ma a me Way, non me but ne his fate un pride, cazzo. he knew he couldn't stay in Germany. Non sono il prete. He knew his past was coming to get him. He knew Stava it. venendo bene, lo He sapevo. tried to pretend it E was lo all so, signora, lei... gone, but it wasn't gone. It chased him. Conoscevo suo marito, va bene? What did it mean? Lei ha le corna, signora. Devi capire, ma Father, no. you need to Devo understand. capire un cazzo, è lei che deve capire, capito chi è suo marito? Was in Era charge of responsabile di una Madison. camera a gas. No. Non mi dire che suo marito è quello che penso io. So many innocent Ha preso lives così tante vite innocenti destroyed. e adesso... No, dai! È proprio lui! Non lo dite, raga! There were days I would look into his eyes and I would see Di che minchia stai parlando? emptiness, nothing looking back at me. He was already dead. Senti, When suo he marito was era un bastardo, se è chi penso io, e c'aveva magari i corna, I lei. Ha made sure he fatto would tutto ciò che not non hurt volesse, eh? another Senti, non person. me ne I fate un made cazzo, signora, sure esca da qui! he suffered. Esca da qua, puttana! Esca, se ne vada! Mi apra la porta! So che Dio perdonerà i miei peccati, ma vada a fanculo. Padre, se... Quello che sei nei cieli. Cos'è, un bigliettino? Your will be done on earth as it is in heaven. È qui? Our Father in heaven, hallowed Chi be è qui? Perché le luci fanno così? Venga il tuo regno, ti your prego, will non prego, puttana! be done on earth as it is in Prego, cosa c'è? Perché qua ci sono delle luci di merda? Cos'è? La candela, quella che mi serve, che sembra un monga. Prego. Guarda che l'ho visto, Armando. Io la prendo e vado senza disturbare. Another candle. Vado. Porca suo padre, l'avevo detto che me ne andavo, Finosba! La mia mano. Ana. I gotta get out of this Bastardo di place. merda. Cos'è? Eravamo arrivati, per chi non si ricorda le volte passate, nella chiesa di merda, dove Molesto giace. 92 Cirdx 5.
Sullai sicuro di volerlo fare con me presente? Faccina con sorriso e corna. Porca puttana. Quel satanista che ha evocato Satana per cercare di fargli una sega, poi tutto questo è andato male e ha evocato non si sa che. Lo chiamiamo Artemio semplicemente per palito. Oh, devo iniziare, porco di... Che cazzo succede? Aspetta, ma perché sono da pad che devo passare a mouse e tastiera? Mi è caduto, cosa sta succedendo? Il diavolo dietro. Aspetta, oh, ma che cazzo sei? Aspetta, aspetta, che devo... Dammi il tempo di pensare, buon uomo. Dove minchia vado? Aspettate, aspettate, ma che cazzo è? Artemio, sei tu? Ti prego, ma questo mi insegue. Dove cazzo sono? Allora, siamo ritornati qua. Qua è quando noi abbiamo visto la chiesa. E siccome ho capito che sto gioco è molto impegnativo, raga, dobbiamo leggere, capire, perché sennò qua ci blocchiamo come ieri, 3 ore e mezzo per capire che dei quadri dovevi fare le addizioni, le sottrazioni. Fortunatamente uno di voi era molto più intelligente di me e mi ha aiutato in chat, ma se non c'era quell'uomo, io ancora ero lì. Allora, ci troviamo in questa chiesa, in teoria, siamo qua nel 2022 ambientati, lo si può capire da questo cartello e dopo capirete perché. No. Il colore della vita, il colore della pace, il colore dei nostri piccoli angeli. Quindi? Ho cambiato qualcosa, mi sa. Va bene, verde. Questo quadro è verde, raga. Questo dobbiamo ricordarcelo, perché probabilmente le candele, Dio mio, vengono associate a questo. Ti prego, Satana, stai calmo. Ok, un signoruzzo invece è rosso. Noi la candela verde e rossa, se non sbaglio, ce l'abbiamo. Vediamo cosa c'è di qua. Una porca puttana! Questa cos'è? Ah, rossa. Ok, l'abbiamo appena trovata quella rossa, ok. Sono le campane? Non posso suonare? Ah. Era la campana che ho sentito al cimitero, ma no! No, avrai sentito un gabbiano al cimitero, no? Andiamo! Qua c'erano tutte le foto. Posso? Vado, eh. Siamo qua. Aspetta, ma nel 51 c'era il bastardo lì. È chiuso. Aspetta, speriamo che sia la stessa strada comunque. Speriamo che è come dico io. Che nel 2022 non si può entrare. Ok, ok, ci sono altri. Sì! Porca puttana! Bastardo di merda di un pepe! Perdonami per le troppe parole, ma devi capire la situazione. Allora, vediamo cosa dice. Il colore della luce, il colore del sole, il colore del nostro padre... Vabbè, penso il giallo. Penso sia il giallo. Vediamo, scattiamo un selfie al Padre Eterno. Grattugiamola. Esattamente, abbiamo il giallo. E la Madonna, invece... Maria, non ti spegnere, per cortesia. Tuo padre è morto! Forse è morto. Non lo so per certezza. Vai a fare il culo, vai a fare il culo. Ispirano. Oh, questa è la stanza. Godo. Allora, Padre nostro che sei nei cieli era giallo. Mentre la Madonna era rossa. Ma io presumo però di dover fare sta cosa nel giusto labirinto. E poi la Madonna che colore era, che tra l'altro l'ho pure dimenticato, aspetta. Che cazzo è le foto? Esamina. Ma questa qui possiamo scaldare. Ah, la Madonna è blu. Vabbè. Qua bisogna vedere, raga, perché io non so se devo metterla, va bene, ogni labirinto oppure così. Boh, rosso. In teoria sono fatti bene. È successo qualcosa? Devo scattare una foto? No. Poi a destra? Sì, godo. Perfetto, nella stanza rossa e andiamo a posare il rosso di Gesù Onnipotente. Vediamo. The color of Jesus. Vedi? Il colore... abbiamo vinto il mondo, il colore del sangue di Gesù. Perfetto, il primo è fatto, quindi dobbiamo uscire da sto labirinto. Devo... Aspetta, per sicurezza. Selfie. Ok, non cambia niente, perché poi mi secca a ritornarci come un coglione. Vediamo se capito qualcosa. Comunque noi non usciremo mai da qua. Che bello, ho capito per una volta cosa devo fare. Non erano gli angeli? Tutto ritto. E quella è la prossima porta. No, il rosso l'abbiamo fatto. Cosa manca? Il giallo ora.
Il giallo era... vabbè, l'ultimo che ci manca, che era... Padre nostro, che sei nei cielissimi. Ok, il colore del padre, del nostro padre eterno. E adesso? Tutto bene? Signorina, lei che era nel cesso, tutto bene? Fatto la vaffanculo! Veloce, non è chiusa in quest'epoca! Devo andare indietro! Minchia, te la scatto, te la... Ti faccio un selfie che tu non tu scordi ciò. Veloce, veloce, veloce! Veloce, qua non mi insegue lui. Forse. Non mi insegue, non mi insegue. Vai nel 2000... Vai nel 3000. Quando inventeranno le fotocamere laser. Buonasera a tutti. Vengo... La suono? Io non la volevo la chiave. Due. La prima era nella porta che c'è nel 51. La seconda è che magari qua ci vuole una chiave, ma in effetti mi chiedevo come. Però provare non fa mai male. Qua c'era una porta, se non sbaglio. Indicava chiusa. Ah, vedi, c'è una porta, ma non la posso aprire. Faccio un selfie subito io, eh. Davvero la devo aprire io. C'è un cazzo. Hans Göring 1951. È tipo una lastra di tomba. La posso prendere? Ah, ho interagito. Cos'è? Cosa ci faccio con questo coso? Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Basta chiedere. Ah, perché manca la... No. Bardo mio, grazie del follow. 1944, 1987. Bro, Luca, mi sa che devi scorrere. C'è qualcosa che mi dice che devi andartene. Noi non ci passo sotto, io me ne vado piuttosto. Passo sotto, vabbè, ho capito. Vuoi morire allora? Non mi dire che devo scattare la foto? Vado? Caputtana, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Cosa abbiamo fotografato? Sei il diavolo. Non lo prendo. C'è Madison. C'è Madison. Non c'è un cazzo. C'è solo la te. Questo è il suo cranio. No, è il cranio di Artemio. Certo che è di Madison. Guarda che ha fatto bene pure. Che bello. È la testa di minchia. Come afferra? Cosa devi fare con la testa di Madison? Malato. Devo andare di qua? No. Vi prego, abbiate pietà, raga, dai. Buonasera Tony, bello mio. Vi prego raga, volete una live dove vado qua dentro o dove mi siedo qua e ci giochiamo e ci guardiamo il gioco di luci insieme? Magari li commentiamo, che dite? Devo entrare? Non mi fare sti suoni, gioco. Gioco. Ah, il bimbo Nutella del quadro della casa abbiamo. Nonna Gigina. Non è che se mi accendi le luci è un grande benvenuto, eh. Poi perché i quadri spammati così? Mamma mia. Un Tony po' come Napoli Gagagugi, 83 solo che questi CDX spammano 10. quadri. Grazie Tony, bello che per i beat, ti ringrazio. Voodoo, ti prego la musica, bro, ti prego. Bro, la musica, ti prego, levala su Discord. Spostate... Mattoni? No! No, non è mattone plastica, bro. Non ti gi... Madonna, meno male. Non è successo niente. Non posso fare un cazzo. Chiudi, vai via, che non c'è niente. Qua è tutto libero. Non abbiamo niente di cui aver paura. Non abbiamo niente. Mattoni ovunque. Niente che possa distruggerci. Entriamo dalla porta ed è tutto finito. E basta. Si finisce qua. Questo periodo di merda. Vedi, è tutto così. Non è sigillato, è solo una tua impressione. Rivai dall'altra parte che sicuramente si aprirà. Non entrare in panico. Qua abbiamo tutti i santi che ci proteggono al muro. Non ti preoccupare, dai. Dai, chiuso una porta. Si apre un muro di pietra. Riandiamo dall'altra parte. Posso fare un cazzo quindi. Se devo camminare, perché queste lampadine fanno così in continuazione? Vi scatto la foto! No. Forse
Forse devo scattare la foto al muro per distruggere il muro, tipo, può essere. What? Io posso giurarvi di aver visto una porta poco fa qua. Proprio qui, in questo preciso punto. Vabbè, dai, se scompare anche l'altra è una presa per il culo. Dove minchia vado? Entro nei quadri. Madison, per favore, se mi senti... No, porco Dio, non sei Madison, sei suo marito, bastardo! Cosa minchia devo fare? Ma non puoi... Dai, ma porca puttana! Caputtana! Perché ora non sono morto? Veloce! La soffitta... No, di nuovo in sto posto di... Siamo ritornati qua. Cosa uso il teschio per rompere... In più cosa abbiamo? Cosa ci siamo portati dall'altra parte? Abbiamo solo un teschio. Porca puttana, non è che ci vuole il teschio di Madison per aprire... Ma siamo di nuovo sulla casa, ragazzi. Tutto un giro così. Vado subito. Arrivo, torno subito, un attimo. Questo è che ci dovevo prendere il teschio per aprire le catene del bagno. Ci John? John? Sono Artemio, ma va bene John anche. Quarta volta che provo a chiamarti, parla il prete Thomas. Ma io in teoria sono nel 51. La verità è che sono preoccupato per la sua famiglia. Ma fottitene, prete. Demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentiment. Devi liberarti di un oggetto che abbia per te un importante... Offrilo come sacrificio, il teschio. Sono diventati ostilitati a causa di loro furti. Quindi si viene direttamente da loro stessi. Proprio oggetti sentimentali. Ma io cosa ho di sentimentale? Il quaderno. Il quaderno posso... Questo essere perverso sta cercando di andare oltre anche questo. Sette sacrifici, sette mutilazioni. Credo che siamo di fronte a un rituale di scambio di corpi. Madison Hale stava cercando di completare questo rituale prima di essere uccisa. E ora sta costringendo tuo figlio a finirlo per lei. Io sarebbe. Sta cercando di rubare il corpo di tuo figlio. Chi ha appena ricevuto questo messaggio? La statua, ricordo che non c'era. Va bene, quindi praticamente sappiamo... che Madison è stata uccisa durante questo rituale. Noi siamo qui a completare il suo rituale. Caputtana! E minchia, ma è di nuovo che non posso... Cos'è? Credo che ci sia qualcos'altro. Roba per i coglioni, eh? Roba per i coglioni. Non è colpa mia se non sai fare leva con una palla in un asse. Va bene? Va bene, non è colpa mia. Scritto, ma vai a fare in culo. Chiave della cantina, andiamo in cantina. Io cercavo. Perché non leggo, e questo è il mio errore. Hanno. Usa la chiave! Ma ve lo devo aprirle io, ste porte, me lo dimentico sempre. Buongiorno. Ah, ma qua non c'è più il pozzo, i bastardi. Papà? Papà, se sei tu, dillo. Oh, si è spenta. Cosa diavolo è questo posto? Non lo so, non lo so. Ma me lo chiedo anch'io, dove minchia sono? Si ferma. Ogni volta che vado in cantina, mi sparano. Non vedo un cazzo per... Cosa sta camminando? Cos'è? Una lampadina? Prendi la lampadina, tocca la lampadina. Ma ci sono un mare di disegni. Cosa cazzo c'è scritto poi nei nostri disegni? Dai, che non so un cazzo. Nonna, sei tu! Guarda, sei... Me ne vado, nonna. Nonna, non c'è bisogno di fare... Oh, io sto dove c'è la luce, io qua ti vedo. Perché tocchi la lampadina che poi rischi di fulminarla? Se si fulmina siamo nella merda, Luca. Luca, soca! No, tipo questa è la stessa scena, sempre così.
Tocca la lampadina. Porca tua padre, non lo tocco più! Non lo tocco più! Emi luce gas, riduzione sulla bolletta della luce, puttana! Sta forte qua. Devo sacrificare qualcosa a cui io tengo. Ma sicuro che devo fare sta cosa, perché sembra che... Penso che questo, mi posso sbagliare, ma penso che basti per fare leva. Non basta un cazzo! Se ne vada, puttanella! Ragazzi, non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, ti prego. Madison, abbi pietà di me, ti giuro, non c'è bisogno, che lo so che vuoi trombarmi, ti giuro, il pene piccolissimo. Non ti divertiresti. Ti prego, non dirmi che devo fare un selfie, ti prego. Mamma mia, non mi piace. Non mi piace, ti prego. Ho il pene microscopico. Madonna, sì, è lei? È lei, penso sia lei. Vado avanti, ha fotografato la Madonna. No, non la prendo, la statua è Madison. Non è che l'hanno messa nella statua. Mi sono cacato. Porca puttana, devo cambiare le mutande, ragazzi. Mi aspettate un attimo. E vabbè, quale fotografo? Cos'è? Un selfie di gruppo? Cos'è? Non è niente, andiamo avanti. Non facciamoci domande. Comunque, cosa c'era scritto? Il piede di porco... Io, raga, devo bermi del cianuro. Arrivo. Continua a guardarti alle spalle, che ogni tanto ci sono movimenti strani. Eccolo. Foto in qualche modo, le foto di lei. No. Bruciano. Ah, bruciano. Pensavo che erano sporche di sangue, invece io. Invece sono bruciati. Ti prego, Madison, abbi pietà. Sono soltanto un povero ragazzo di 16 anni. Ho appena compiuto il compleanno. Mi hanno regalato una fotocamera di merda nel 2022. Dai, mettiti nei miei panni. Ho una vita di merda anch'io, In più sta fotocamera non ti può manco fare un selfie. Ma forse si incazza per ora ho capito. Lei si incazza perché non si può fare una foto con la mia fotocamera, perché si bruciano le foto. Porca puttana, ora si spiega tutta la storia. Non è una questione di possessione, è solo una questione di... cioè, di sfizio, no? Usa il piede di porco. Vediamo cosa c'è qua. Dai, dammi un assalto, dammi una K47, cioè qui a Madison. Ti scatto una foto con me. CIRDX5. Occhio dalla finestra del terrazzo, che magari entra qualcosa. Affacol. Questo è l'anello di cui parlava. Allora, l'anello potrebbe essere qualcosa di prezioso per il sacrificio di cui parlavano più avanti. I miei occhi mi bruciano gli occhi. My eyes burn. God. Devo uscire da questa cazzo di casa, guarda. Io cerco di farlo da anni, ma tu hai preferito fare questo anziché spostare un pianoforte, vedi te.